possa ridistribuire tra i dirigenti e tutti gli interinali. L'ipotesi di base qual è? È quella che, come dicevamo prima, un'immagine di buona qualità ha tendenzialmente un istogramma che copre tutta la dinamica. Quindi, piuttosto che a tentativi, diciamo, con l'utente che cerca di individuare la luce migliore, l'equalizzazione si propone di riuscire a identificare per ciascun caso una soluzione opportuna che riporti l'istogramma in una situazione positiva ideale. A destra, su questa slide, trovate proprio quello che si ottiene con il processo di equalizzazione. Per esempio, nel primo caso abbiamo un'immagine con un istogramma tutto ammassato sulla pista. Allora, una funzione che manipola l'istogramma e che la migliora è questa qui, a 1, che infatti cosa fa? Prende la parte scura della dinamica, dove non ammassare tutto il nemico, cioè li distribuisce lungo tutta la dinamica. Questa immagine qui, numero 3, per esempio, che era quella a basso contrasto, vedete, mi tira fuori una funzione che è molto simile a quella che avevamo visto